bem-vindo a todos. Estou aqui muito feliz em poder apresentar essa mesa, a mesa sobre Dante Alighieri, homenagem ao sétimo centenário da morte do poeta. Eu queria agradecer a organização do evento e parabenizar a organização do evento por ter tido essa ideia de homenagear Dante Alighieri. É um grande prazer poder dialogar e poder apresentar três pesquisadores de grande importância nos estudos medievais e em pesquisas que têm como foco Dante Alighieri. Vamos logo começar, para ter depois mais tempo para umas perguntas, uma interação com os pesquisadores, os professores que estão aqui na nossa mesa, redonda virtual, infelizmente ainda virtual, mas é uma oportunidade para poder também chegar em muitos lugares que um evento presencial talvez tornaria mais difícil de alcançar. O primeiro nome dessa nossa mesa redonda é o professor David Lummus, da Universidade de Notre Dame. O professor Lummus é professor de italiano na Universidade de Notre Dame. Ele pesquisou Boccaccio, tem organizado livros sobre Boccaccio, sobre o Decameron, recentemente publicou um livro no qual Dante também é contemplado, é estudado, e cujo título é The City of Poetry, publicado pela Cambridge University Press. É com muito prazer que conosco temos o professor David Lummus e a conferência dele, a fala dele, da duração de 20 minutos, será em italiano. Também esse é um desafio de colocar vários idiomas de forma compartilhada. Então, muito obrigado, David Lummus, por ter aceito o convite e por estar conosco. A fala é sua. Grazie, Yuri. Ringrazio te e gli altri organizzatori di questa tavola rotonda, questa conferenza. Ed è un piacere per me poter partecipare. Oggi vorrei rivisitare il luogo comune di Dante come poeta dell'esilio, da una prospettiva che mette la sua poetica dell'esilio a confronto con quella del poeta padovano contemporaneo a Dante, Albertino Mussato. Vorrei riformulare il modo in cui vediamo il topos dell'esilio in Dante come una questione di impegno civico. Benché Mussato sia stato minore rispetto a Dante, un poeta latino alla nascita della poesia volgare, il suo esempio è fondamentale per capire ciò che Dante avrebbe potuto essere e che ha effettivamente rifiutato di essere alla fine della sua vita. Cioè, un poeta civico a tutti gli effetti, impegnato attraverso la poesia nel plasmare la moralità degli abitanti della sua città. Se Mussato si è impegnato direttamente nella politica di Padova all'inizio del 300, a causa del suo esilio, Dante non è riuscito a continuare il suo simile impegno a Firenze. Ma mi ha sempre sorpreso il fatto che Dante non abbia voluto, con il suo poema sacro, saldare i rapporti con una o più delle signorie che lo avevano ospitato durante il suo esilio. Se è vero che le famiglie che lo hanno ospitato sono rappresentate favorevolmente nella commedia, è anche degno di nota che Dante non ha mai legato il messaggio di cui il poema è portatore
a nessuna città o signoria, neanche a Can Grande della Scala. Potremmo spiegare questo fatto facendo ricorso alla poetica dantesca che universalizza la sua esperienza personale. Dante ha sempre preferito un discorso poetico transistorico, anche quando mirava a stabilire se stesso come pubblico intellettuale a Firenze alla fine del 200. Mussato, infatti, faceva una cosa simile a Padova, appoggiandosi su una concezione della poesia come teologia per assicurare il suo ruolo politico all'interno del contesto cittadino locale. Quello che differenzia il Dante della Commedia da Mussato e anche da Dante della Vita Nuova non è una questione di lingua o la sua visione più universale della condizione umana o della poesia. Quello che lo differenzia, a mio avviso, è che era un poeta senza città, senza un contesto locale. Ciò non vuol dire, come cercherò di spiegare, che fosse assente un impegno civico nella commedia. Anzi, ritengo che la commedia dia forma immaginaria a un contesto civico che gli manca nella vita. Quella di Firenze, che è evocata dai richiami utopici di Cacciaguida, dei canti centrali del Paradiso, e dalle fantasticherie di Dante stesso, che verso la fine del poema lo figurano incoronato poeta davanti al fonte battesimale. Vorrei prima parlare brevemente di alcune caratteristiche dell'esperienza poetica di Albertino Mussato. Membro attivo del cosiddetto Cenacolo Padovano, un gruppo di notai e giudici che coltivavano la poesia latina classica, Mussato era tra i primi ad entrare in un dibattito intellettuale sul valore della poesia ed era il primo, dopo l'antichità, a scrivere una tragedia in versi con la sua Ecerinide, un testo che racconta la tirannide di Ezzelino da Romano nella prima metà del 200. Le sue opere sono state descritte consistentemente dalla critica come propaganda politica, soprattutto da studiosi di Dante e di Petrarca, che trovano le sue opere manchevoli esteticamente e intellettualmente. Sospendendo comunque alcun giudizio estetico, vorrei soffermarmi su alcuni esempi. Durante i suoi confronti con giudici, frati ed altri sul valore della poesia, tra il 1309 e 1315, Mussato asserisce che la poesia sia una forma del sapere, una scienza, che ha un ufficio pubblico, un ministerium, la cui autorità discende dal cielo come un'altra teologia. Avendo scritto la sua tragedia nel 1314, Mussato è incoronato con la loro come poeta storico. La sua descrizione dell'evento è indicativa del ruolo che egli immaginava per se stesso come poeta, un ruolo che è garantito dalle origini trascendentali dell'autorità poetica. E qui cito nella traduzione italiana di Manlio Dazzi: «Vi sono qui, tuttavia, per le nostre campagne alcuni fauni. Se non sono poeti, ne hanno almeno l'aspetto. Secondo gli antichi costumi, mi fecero poeta con loro. E il vano volgo fu a loro abbastanza disponibile. E come in un giorno sacro fu vacanza di ogni lite, nessuna corte di giustizia occupò i senatori, né i nostri mercati vendevano alcuna merce, gli artigiani lasciarono le loro opere». Fine citazione. L'onore della loro, come descritto da Mussato, rimpiazza, anche se per poco tempo, le funzioni della città, come se fosse un prete in una processione religiosa o un eroe tornato dalla guerra. Insieme alla corona da loro, il consiglio maggiore della città ha deciso di onorare la sua tragedia stessa, facendola recitare il giorno di Natale per 3 anni di seguito, legando ulteriormente il potere politico del poeta alle festività religiose di maggiore importanza. In questo brano, nel resto della lettera, Mussato evidenzia che l'autorità del poeta nell'ambito cittadino locale sia sottoscritto da un potere trascendentale, un potere religioso. La produzione poetica di Mussato è spesso caratterizzata come propaganda politica, in quanto sembra che le sue opere mirino meno
a mettere in questione il morale pubblico che a manipolare o affermare la posizione di una parte politica specifica, soprattutto quella del popolo. Non entrerò a fondo nelle ragioni per cui non credo che questa lettura sia del tutto precisa, ma mi limiterò ad offrire un esempio. Credo che esso farà intendere che il modo in cui Mussato pensava all'ufficio civico morale della poesia non sia più complicato che semplice propaganda. Nel 1320 Mussato ha scritto un poema storico in esametri latini, De Obsidione Civitatis Padue, che racconta le vicende della città di Padova durante l'assedio condotto da Cangrande della Scala nell'anno precedente. Verso l'inizio del poema, Mussato non esita a criticare la moralità comune di tutti i cittadini nella voce di un personaggio anonimo che lamenta lo stato attuale di declino della città. Secondo questo personaggio, il declino della città è dovuto alla mancanza di memoria storica. Da questo punto di vista, egli critica i costumi moderni, come l'eccessiva decorazione degli edifici, le nuove spezie per il cibo, la consumazione di vitello anziché manzo maturo e così via. Vengono nominati in questo discorso esplicitamente i vizi della superbia, la lussuria, l'avarizia, l'invidia, l'ira e l'ira, mentre la gola e l'acidia sono sottintese nel discorso. E questo comportamento sia dei nobili che del popolo, che secondo Mussato apre le porte della città ai tiranni stranieri e che porta alla rovina della città stessa. Il discorso anonimo all'inizio chiede ai lettori e anche agli ascoltatori del testo di trovare in se stessi le ragioni della potenziale caduta della città. Più che propaganda, il poema è un avvertimento per tutti che non è dissimile, a mio avviso, da alcune delle arringhe di Dante nella Commedia. Il ruolo che si immagina Mussato come poeta è legato da una parte ad un'autorità trascendentale, la poesia come altra teologia, e dall'altra ad un contesto cittadino completamente locale. Ai miei occhi sembra che l'esperienza di Mussato sarebbe potuta essere simile a quella di Dante, forse con meno classicismo, se non fosse stato esiliato. Dante non ha avuto l'occasione di diventare il poeta della città nello stesso modo in cui lo era Mussato. Prima dell'esilio, però, era sulla strada di diventare un tale poeta. Di certo il suo tipo di poesia municipale sarebbe stato assai diverso da quello di Mussato e di poeti volgari come Guitone d'Arezzo. Già nella Vita Nuova si assiste ad uno slancio poetico piuttosto transitorico e universale, quindi qualsiasi poesia civica sarebbe emersa dalla poetica filosofica teologica del Dolce Stil Novo. In quanto rimane del mio tempo, mi concentrerò su alcuni esempi tratti dalle ecloghe di Dante e concluderò con alcuni suggerimenti su come leggere la sua speranza per la corona da loro e per il ritorno a Firenze all'inizio del canto 25° del Paradiso. Con le sue ecloghe scritte nel 1320 e 21, Dante partecipa ad uno scambio poetico con il protoumanista bolognese Giovanni del Virgilio, il quale invita Dante a ricevere la corona da loro nella città di Bologna. Lo scambio è importante per i critici della Commedia, per i biografi danteschi, in quanto è testimone alla prima circolazione del poema e della già importante fama del poeta a Bologna. Nella sua lettera d'invito a Dante, scritta in esametri oraziani, del Virgilio loda il poema, ma critica il suo stile. E cito questo stile: getta temi così seri al volgo, mentre non offre niente a noi che siamo pallidi dallo studio. Fine citazione. Quindi il professore bolognese critica l'operazione di Dante che cerca di spiegare i segreti dell'aldilà a quello che lui chiama la gente ignorante, consigliando che Dante segua le orme dei poeti antichi, i quali non hanno scritto nel linguaggio della piazza pubblica, come dice Giovanni di Virgilio. Garantisce il professore bolognese inoltre che se Dante scriverà un poema bellico in latino,
Allora verrai incoronato poeta nell'Accademia Bolognese e descrive una cerimonia simile a quella di Mussato. La risposta di Dante in forma di ecloga virgiliana è, come dovremmo aspettarci, piena di indignazione. Dante è offeso dal modo in cui del Virgilio ha descritto la commedia. Rifiuta amaramente l'idea di incoronarsi a Bologna, una città che descrive come ignara deorum o ignorante degli dei. Rispondendo all'epistola con un'ecloga, inoltre, Dante si situa come poeta in un ambiente che resta al di là di ogni contesto civico reale. In un verso che la tradizione critica ha da sempre letto come evidenza della speranza di Dante di tornare a Firenze, Dante dichiara, e cito: «Non sarebbe meglio che io coprissi la mia testa, già canuta, con i rami d'alloro sulle rive del mio Arno natio?» Io i cui capelli già brillavano con giovinezza? Fine citazione. Questa domanda richiede una risposta affermativa, quindi sì, meglio incoronarsi a Firenze, ma è anche ironica, in quanto è pronunciata con la stessa indignazione che colorisce il rifiuto di incoronarsi a Bologna. Inoltre, Dante immagina Firenze qui come la città della sua gioventù, quando i suoi capelli non erano ancora bianchi. Più che una vera speranza, è un riconoscimento amaro che rende tempo, che il tempo rende ormai impossibile un qualsiasi rientro in patria, una patria comunque che rimarrà sempre il luogo del passato. Questa patria è la stessa utopia della memoria descritta dal suo antenato Cacciaguida nel XV del Paradiso. Per cui Firenze era una città incontaminata, in cui si poteva essere veramente cristiani e in cui, come dice Cacciaguida, si stava in pace, sobria e pudica. Questa città non è quella scelleratissima città che costringe Dante all'esilio. Dopo aver rifiutato l'offerta bolognese, Dante ammette che sarebbe disposto forse a ricevere l'alloro solo per la ma solo per la commedia. E solo quando avrebbe portato a termine il paradiso. E qui cito: quando i corpi celesti che circondano il mondo e gli abitanti del cielo saranno manifesti nel mio canto, così come sono gli inferi, sarò lieto di sottomettere il mio capo a loro. Fine citazione. Qui Dante risponde all'idea di De Virgilio che l'alloro verrà concesso solo grazie a un poema latino, un poema civico. Per chi crede che Dante si immagina un'incoronazione a Firenze in questi versi, noto prima che non c'è alcuna menzione di una città e secondo che il verso è pieno di ironia e sarcasmo, piuttosto un rifiuto dell'offerta di Del Virgilio che è una veleità di gloria futura a Firenze. Questa idea che Dante abbia mantenuto una fantasia di ritornare a Firenze e ancor più di essere incoronato poeta in quella città, deriva dalla superimposizione di questi versi della prima ecloga e i primi versi del 25° canto del Paradiso, che cito: «Semmai continga che il poema sacro al quale ha posto mano è cielo e terra, sì che mi ha fatto per molti anni macro, vinca la crueltà che fuor mi serra, del bello al vile, ov'io dormì agnello. Nemico ai lupi che gli danno guerra. Con altra voce ormai, con altro velo, ritornerò poeta e in sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello. Però che nella fede che fa conte l'anime a Dio, quivi entra io e poi Pietro per lei sì, mi girò la fronte». Fine citazione. Su questi versi cito la studiosa inglese Claire Honest, con la quale concordo che può essere solo in senso metaforico che Dante può ricevere il cappello del poeta. È la speranza del poeta, invece, che il suo testo sia letto e accettato da un pubblico fiorentino. Fine citazione. Qui Dante ripete che il suo poema è sacro, collocandolo in un luogo tra cielo e terra, e autorizzandolo con un'incoronazione di se stesso come poeta teologo da parte di San Pietro.
L'immagine di Firenze qui oscilla tra passato e futuro. È prima l'ovile dove era giovane e poi si trasforma nel fonte dove era battezzato e dove poi verrà incoronato. Per un Dante che scriveva a Ravenna, alla fine della sua vita, questa Firenze non esiste al tempo presente. Solo in un futuro ancora non realizzato potrà ritornare come poeta della commedia. Ci sono, secondo me, segni che ci portano a capire che in questa visione del futuro Dante si immedesima nel suo poema sacro e che il suo ritorno in patria avverrà nella forma materiale della commedia. L'altra voce che acquisirà potrebbe essere letta come le parole di Dante, poeta, in bocca al lettore, mentre l'altro vello, spesso che usato come il suo mantello, si potrebbe intendere a doppio senso, che indica sia il vestito che il vellum o la pergamena grazie alla quale si circolerà la voce di Dante in forma scritta. Dopotutto il soggetto della prima parte della frase condizionale è il poema stesso e Dante si rappresenta inizialmente come un agnello. Questo tipo di trasformazione nella forma materiale del libro potrebbe essere anche legata alla metamorfosi di Marzia, menzionata nel primo canto del Paradiso come figura del poeta, appena dopo un richiamo alla corona d'alloro. Forse Dante spera in un estro poetico che lo escorrerà metaforicamente, così da rendere la sua stessa pelle metaforicamente la pergamena del libro. Cioè invoca Dio ad aiutarlo a trasformarsi nel poeta che continuerà a vivere nel suo poema. Questa trasformazione, secondo me, ha luogo nel cielo delle stelle fisse, in parte grazie all'esame sulle virtù teologali. Se Dante tornerà trionfante a Firenze, sarà portato dalla commedia stessa, in cui è già incoronato, è già stato incoronato. Uno potrebbe anche discutere sulle differenze tra Mussato e Dante a livello poetico e teologico, ma è vero che, secondo me, che Dante si doveva confrontare con le idee che circolavano intorno a quello che bisognava fare da poeta, idee che erano collegate a Mussato. Cioè, un poeta doveva essere un leader civico, una guida morale, un intellettuale pubblico che esercitava la sua autorità attraverso la poesia. Rifiutando di andare a Bologna e parlando ironicamente del suo ritorno a Firenze, immaginando questo ritorno in forma di un poema che veniva letto nella sua città, secondo me sottolineo il fatto che Dante non intendeva non intendeva il messaggio del suo poema come un commento su Firenze del presente. Se è vero che Dante agisce sul mondo stando al di fuori di esso, come ha scritto Giuseppe Mazzotta, allora il suo allontanamento dal mondo e dalle vicende umane alla fine della commedia va visto come presupposto dell'ultimo punto di osservazione da cui guardare e giudicare le cose umane attraverso l'immagine di Dio. Fino alla fine Dante mantiene questa distanza dal mondo della violenza a cui verrà sempre legato attraverso il suo poema. Egli figura la sua autorità poetica come appartenente a una Firenze utopica del passato e ad un possibile futuro e come emanente da un'autorità teologica che acquisisce verso la fine del viaggio del pellegrino. L'impegno sia di Mussato sia di Dante emerge da un'analoga insoddisfazione nella direzione che stava andando, in cui stava andando la propria civiltà. Era un simile impulso a far sentire la propria voce. Entrambi si rivolsero a un nuovo tipo di poesia in cui il linguaggio e il cui impegno emergevano da contesti culturali in cui si trovavano. Il primo, un leader civico padovano, un intellettuale pubblico, il poeta della città, e l'altro, un fiorentino esule e meritato, il cui pensiero è radicato nella memoria del passato e rivolto verso il futuro, il poeta senza città.
Grazie per l'attenzione. Adesso cedo di nuovo la parola a Yuri. Thank you very much. Muito bom, David. Muito obrigado pela contribuição. É ótimo. A única pena é que nessa situação remota não podemos bater palma para quem falou, mas muito obrigado por ter aceito pela contribuição. Agora eu gostaria de apresentar o segundo palestrante, que dará uma fala em português, é o professor Geraldo Augusto Fernandes, da Universidade Federal do Ceará, que é a mesma instituição a qual eu pertenço. Ele é professor com doutorado na Universidade de São Paulo, mestrado na Universidade de São Paulo, na área de letras, atua com os seguintes temas: Idade Média, Cancioneiro Geral de Garcia de Rassende e Poéticas Medievais. A partir de março de 2014, professor na Universidade Federal do Ceará e professor de pós-graduação no PPG Letras da Universidade Federal do Ceará. A fala do professor Geraldo Augusto Fernandes tem como título Mister Francisco Imperial, século XV, Dante Alighieri e as Visões. Muito obrigado, professor Geraldo. A fala é sua. Muito obrigado, Yuri. Boa tarde a todos. Boa noite para a Stefania e para David. Quero agradecer primeiramente a Luciana por nos ter convidado para essa mesa e parabenizá-la pelo evento. Está muito bom. E eu não conhecia, é a primeira vez que eu participo e estou gostando bastante. É muito bom. Bom, eu vou falar sobre a influência que teve Dante Alighieri na Península Ibérica, começando pela Espanha, e vai se espalhar depois por Portugal. E que época? No século XV, tá? Melhor dizendo, no século XVI. Tá? Entre 14 e 16. Eu vou fazer uma leitura e, se der tempo, eu vou passar uns slides, só para mostrar algumas referências que fazem que o Messias Francisco Imperial faz sobre a Divina Comédia. Então, eu vou começar lendo, tá? E aqui vai. Francisco Imperial, genovês de nascimento, viveu sua vida em Sevilha, onde desenvolveu sua poesia lírica e alegórica, boa parte dela recolhida no Cancioneiro de Baena. Para Dom Íñigo Lopes de Mendonça, Marquês de Santillana, Imperial não era decidor ou trovador, mas um poeta, o que dá a Imperial um status maior na hierarquia dos poetas. Muito se escreveu sobre a dívida de Imperial a Dante. Em sua produção, o poeta funda-se nas auctoritates, e Dante é a central em seus poemas, além de referir muito também à escola francesa. Joaquim Gimeno Casaldoeiro, citado por Colbert Nepomucen, afirma que, eu cito, Imperial busca um perfeito monarca, por isso os dioses se apresentam a criar um nome perfeito. Dante, de novo, oferece o patrão apetecido. Adverte nel convite el poeta de Florencia que solo la monarquia universal puede conseguir la felicidad de los hombres. Fim da citação. Antes de adentrar em uma breve análise comparativa entre o poema de Dante e o de Imperial, apresento um resumo em tradução livre, muito preciso e claro, feito pela estudiosa Cíntia Maria Hamlin, da Universidade de Buenos Aires, sobre o poema que eu estou comparando com a Divina Comédia, que se chama El Decir a las Siete Virtudes.
Então, passo para o resumo. O eu personagem fica perto de uma fonte e é inundado por um sonho, uma visão de um jardim cercado e rodeado por um riacho, figuração do Éden ou paraíso terrestre. Onde entra e encontra um homem cuja descrição é uma síntese entre Catão, primeiro guardião do purgatório, com sua barba e cabelos brancos, e o anjo localizado na porta do purgatório, purgatório nono, de onde se extrai a descrição das vestimentas, versos 115 e 116. Da mesma forma, ele usa uma coroa de louros na cabeça, ou seja, ele se apresenta como um poeta laureado. Este homem traz consigo um livro, todo escrito em ouro muito fino, que começava no meio do caminho. Dante, então, torna-se personagem do texto, assumindo especificamente o papel de guia, e não é nomeado, mas é apresentado com seu livro e o famoso primeiro verso, cena que se constrói reminiscente daquela em que Virgílio aparece antes de Dante, como o poeta que cantou sobre Enéas. Inferno 1, 73, 76. Em seguida, ele orienta por um caminho de roseiras para ver as sete estrelas, mulheres, que representam as sete virtudes e, como contrapartida estrutural, são descritas as sete serpentes, sete vícios, que ameaçam Castela, à semelhança de Sevilha, construída quase como uma cópia carbono das de Florença. E depois, também a maneira dantesca, a profecia de um jovem que vai colocar a cidade em ordem e, finalmente, depois de ouvir o canto oferecido a Maria pelas rosas da Rosa Santa, que o guia Dante esclarece que são querubins e santos, o sol o atinge na cabeça e o eu poeta acorda com o livro de Dante nas mãos, no capítulo, aí eu estou citando, no capítulo que La Virgen salva. Ou seja, na canção em que ele saúda a Virgem. Referência à oração de São Bernardo, do canto 33 do Paraíso. O termo capítulo é em si eloquente, porque, embora a canção seja o termo escolhido por Dante para se referir às divisões dentro dos cantos, é o mesmo usado pelos comentaristas dantescos do canto 14, bem como o que aparece em 22 dos manuscritos dantescos. Seu livro é aberto no exato lugar textual em que terminou sua jornada alegórica, o canto de um santo, no caso, o de São Bernardo à Virgem. Neste sentido, esses versos finais sustentam a interpretação de que toda essa visão é uma leitura desencadeada pela comédia, e que a segue de perto. Começa com os versos, no meio do caminho, e termina com a oração de São Bernardo. Fim do resumo. Prosseguindo, então. Nepomucen comenta que, apesar de Dante ser a autoridade citada mais frequentemente, outras aparecem em seus poemas. Como, por exemplo, cito o caso da Fênix, que aparece tanto no poeta italiano, Inferno 24, versos 106 a 111, quanto no Genovês Sevilhano, verso 14, poema 14, verso 243. Esse uso, afirma um estudioso, pertence à tradição literária, mas diz que em imperial a fonte seria Luciano de Samosata. Outra passagem que aparece tanto em Dante como no Micer são os versos referentes à lança de Aquiles, que, segundo o estudioso, é também uma tradição literária. Imperial 15, 226, 79 a 180. E Dante, Inferno 31, versos 4 a 6. Outra tradição literária que aparece em ambas é a citação de um Locus Amoenus, que já era citado por muitos escritores, inclusive Luciano de Samosata. Imperial o faz quando escreve o poema dedicado ao nascimento de Juan II, tendo por base o poema de Dante feito em Purgatório 28. Mas Imperial teria se baseado também no Roman de la Rose, de Jean de Mengo.
O Desir de Lacite, As Sete Virtudes, é um drama da alma em que um protagonista bem educado no dogma da igreja recorda como uma experiência mística parecida com a morte. A missa da véspera de Páscoa era conveniente a esse tipo de drama, já que era o tempo mais propício para o batismo dos catecúmenos, e o batismo era símbolo da transição da morte a uma vida nova. O poema de Imperial trata das virtudes e dos vícios, muito conveniente porque contém 14 partes, uma para cada virtude ou vício. Nele, Imperial traduz muitas partes tiradas à Divina Comédia. Incorpora outras muitas. É frequente a aparição de trechos de Dante em quase todas as estrofes do El Decir. Acrescente-se que no poema de Francisco Imperial, as sete virtudes são apresentadas como estrelas com figura humana, as três virtudes teologais e as quatro cardinais são denominadas segundo a tradição: caridade, fé, esperança, justiça, fortaleza, prudência e temperança. Já os vícios, os pecados, são representados por sete serpentes. Estudiosos aceitam que Messer Francisco Imperial foi o primeiro a divulgar a obra de Dante na Península Ibérica, com a alegoria das visões e dos sonhos. Messer Imperial, em Visões Alegóricas, escritas entre 1391 e 1407, refere várias vezes à Divina Comédia. Assim como Dante é guiado por Virgílio e Beatriz, também Imperial é guiado por Dante, no longo poema O El Decir de las Siete Virtudes. De acordo com a estudiosa portuguesa Aida Fernanda Dias, Imperial é, eu cito, Imperial é arrastado para a composição de sonhos e de visões, como nos quer fazer crer, por nítida influência da leitura assídua dos textos do poeta, e afirma-nos, por exemplo, ao fechar o Decir, supracitado, que acordou como a força despierto e falle em mis manos a Dante abierto, en el capítulo que la Virgen salva. E este contato tão frequente com Dante e o culto que lhe votava levaram-no a apropriar-se de versos seus, que adapta ao castelhano ou que traduz, a adotar um endecassílabo italiano para compor algumas alegorias, acusando uma marcante influência a nível lexical do vocabulário dantesco. Aí eu fecho a citação. E, em seguida, a Divina Comédia inspirou Imperial e poetas do cancioneiro geral de Garcia de Resende, por exemplo. É do inferno que os poetas palacianos do século XV e do XVI tomam as visões dantescas para criar o inferno dos amores. Ambiente noturno, feras que amedrontam Dante, invocam-se as musas, há quase sempre um guia levando o poeta através de caminhos inóspitos e climas adversos, até os infernos, onde vêm clamores, gritos, lamentos, choros, vozes iradas. Ouvem-se queixas, encontram-se com pares amorosos célebres, os quais revelam os porquês de sua condenação e contam a sua triste história de um amor impossível, como fez Dante. Na obra analítica sobre El Decir a las Siete Virtudes, o editor, Paulsing, além dos comentários ao longo do poema de Francisco Imperial, apresenta uma tabela de correspondências entre o El Decir, né, e a Divina Comédia de Dante. Isso está na página 176 a 178, e ele contabiliza 78 correspondências. A guia de exemplos, eu cito seis encontradas no purgatório, e Alexson, se você puder me ajudar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Compartilhar tela. Não me aparece aqui o meu texto, deixa eu ver aqui. Não apareceu. Você pode me ajudar, Alex?
Pronto, agora é só colocar nos seus slides agora. Depois que a tela for compartilhada, daquele mesmo jeito que o senhor fez. Depois que a tela for compartilhada, é só clicar no slide que ele vai abrir. É, mas ele, o slide não aparece. Engraçado. O que será? A gente pode compartilhar aqui também para o senhor, se o senhor preferir. Olha, já... Não. Vamos ver novamente aqui. É, não foi. Se você puder me ajudar, Alex. Foi sim. É só clicar no slide. Clique lá no seu slide, na sua tela. Aqui. É esse daqui. Está aparecendo? É porque o senhor parou de transmitir, mas agora não está aparecendo. Transmita de novo. Compartilhar. Compartilhar isso. A tela. Então, isso. E aqui na tela cheia não aparece o... Aí pode clicar em compartilhar a tela cheia. Então vamos lá. Compartilhar. Isso. Aí eu adiciono aqui a transmissão. Aí agora é só clicar lá no seu slide. Isso. Aí coloca em tela cheia, pessoal. Deu certo. Só colocar, apertar F5 para colocar em tela cheia pro pessoal. F5. Essa isso. Eu não tinha aprendido ainda. Tá tranquilo? Isso. Não, perfeito. A gente aprende agora. Nossa, tá tranquilo. É verdade. Agora é só ir passando os slides. Então tá bom. Então, vocês têm aí o título da minha apresentação, né? Isso é Francisco Imperial, século XV, Dante Alighieri e as visões. Na obra analítica, é o que eu acabei de dizer, né? Sobre El Decir, a La Siete Virtudes, o editor Colbert I. Nicholsing, além dos comentários ao longo do poema de Francisco Imperial, apresenta uma tabela de correspondências entre El Decir e a Divina Comédia. O editor contabiliza 78 correspondências. A guisa de exemplos, eu cito 6 encontradas em Purgatório. Então, essa é a primeira. Tá? Nós temos aqui Imperial, poema 5, 232 bis, versos 10 e 18. 10. Edice, alumbra-me el buen floretín. 18. Declina, amigo, ante el almirante. Dante, Purgatório, 30-58. Quasi ammirario que impopa e implora. E na tradução em prosa de Hernano Donato, qual provado almirante que da proa a popa? Bom, a gente pode perceber, desculpa, que eu saí do... pode-se perceber que a citação imperial centra-se na palavra almirante, que aparece tanto nele quanto no Dante e na tradução do brasileira, né, do Renato Donano em prosa. É lógico que não seria o problema, não. A cópia não seria somente da palavra almirante, né? Mas isso precisava de um estudo muito mais profundo, e eu pretendo fazer porque está me dando muito gosto. O segundo, por exemplo, é Imperial 4, 231, versos 1 e 17. Não foi, por certo, mi carreta vana, e 17, cajem poetas e cajem habitores. Dante, Purgatório, 29, 107 151. 107, um carro em sua due rota triunfale, e 151, e quando il carro a me fu arrimpeto, e na tradução em prosa do nosso Hernani Donato, ante o fulgor deste seria pálido bruxoleio o do próprio carro solar. 151 dos versos em prosa. Chegava o carro à minha frente quando ouviu-se um trovão, e a Santa Greia obedeceu de pronto aquele sinal. Como se os passos tivessem impedidos, o cortejo parou, inclusive os que abriam a marcha. Aqui dá para a gente perceber que a palavra carro, né, carreta imperial, aparece nos dois textos. No número 3, Imperial 4, 231, versos 1 e 17. 1.
Não foi, por certo, em carreta vana, e depois 17, cajem poetas e cajem habitores. Desculpa. Não, é isso mesmo, não é uma repetição. Dante Purgatório 30, 9. Al carro você se come a sua pátria. Na tradução em prosa de Hernani Donato, ao carro voltou o olhar. Dante Purgatório 30, 9, 61 a 101. Vocês dão uma olhada que é muito longa esses poemas, que vão do 61 até o 101. Tá? Não vou ler, porque o meu italiano não vai me permitir. Tá? E na tradução em prosa do Hernani Donato. Assim que escorrer o olhar pelo lado esquerdo do carro, ao ouvir meu nome, que aqui, tal como pronunciado, eu o registro, pela necessidade de ser fiel ao ouvido. Vi a mesma dama antes vislumbrada, em meio do cortejo virginal, quando para quem do rio o olhar a mim volvera. Embora trouxesse agora a fronte velada pela cortina de flores e pelos ramos de oliveira gratos, a Minerva, pude ver que era a mesma. Com gesto altivo e o modo soberano dos que reservam as admoestações para o fim do seu discurso, prosseguiu. 73. Não te enganas. Sim, sou eu, Beatriz. Como ousaste subir até aqui, ao monte, não sabes ser este sítio reservado ao homem ditoso? Baixei os olhos para o rio, mas, notando minha imagem refletida na água, volvi-os para a relva, tanta vergonha me havia tomado. Se me pareceu que Beatriz falava com o tom severo utilizado pela mãe ao repreender o filho, tal ocorreu porque ao castigo resulta amarga a piedade com que é observado. 83. Calou-se e os anjos cantaram em te, Domine esperavi, sustendo, porém, o doce salmo das palavras, pedes meus. Assim como a neve se congela entre as árvores das italianas montanhas, Apeninos, batidas e contraídas pelos ventos da eslavona. Geraldo, 5 minutos. 5, obrigado. Mas logo se liquefaz ao sopro quente subido do sul e liquefeita, corre em caudal por igual modo enregelado permaneci. Sem lágrimas e sem suspiros, antes de ouvir o cantar angélico, modulando hinos próprios das eternas paragens. Bom, mas ao perceber que em seu cantar havia mais compaixão por mim do que se explicitamente houvessem dito, senhora, por que tanto reprovas? O gelo que me paralisara o peito, subitamente transformado em chorar e suspirar, em dor se me esvaiu pelos olhos e pela boca. Ela, porém, ereta na parte esquerda do carro, etc. Novamente, o carro é comum aos dois poemas, só que tanto no Dante, a citação é muito longa. Né? Esse número 4, eu vou passar e vou direto para o 6, tá? Para a gente ver um pouco da fala do Arnaud Daniel, aquele poeta provençal conceptista. Né? Então, vejam aí, é a fala no Imperial 11, 240, versos 41 a 48, nós temos aqui em provençal, tá, o que o Arnaud Daniel falou. Vous êtes le bienvenu et le trouvert son bon sire, tant honneur m'avez fait vous que je me jousi d'espire. Je me jousi de vous dire si je vous honorie de corte manterre tanre que ne viste mante a pire. Então, seria essa as palavras do Arnaud. No Dante, né, no Purgatório 26, os versos 140 e 147, tem aí algo muito parecido com o que o Imperial fez. No 140, tan mabelis vostre cortes de man, 141, que eu não me pusque, me voio a vos cobrir. Depois, 142, 143 e 144 a 147,
é uma transcrição quase perfeita que o Imperial fez, né? E na tradução em prosa do Hernani Donati, tão grato é para mim o teu rogo que, ouvindo-o, me escusar não poderia nem haveria de querer. Arnaldo, sou, e chorando e cantando, vou purgando os tristes pecados meus. O dia feliz da salvação alegremente espero. Agora quero pedir, em nome da excelsa virtude, que a suma altura te vai erguer, memores no mundo o meu tormento, quando a ocasião se apresentar. Bom, as coincidências estão justamente nos versos em que Dante coloca a fala de Arnaud Daniel, e Imperial cita parcialmente esses versos. O Arnaud Daniel, só para lembrar, né, foi um trovador sempre preocupado com o fazer poético, tendo criado, por exemplo, a Sestina, compôs, nas palavras de Martin de Riquer, um verdadeiro labirinto de rimas caras, em breves unidades, a vezes de uma sola sílaba, no que implica uma expressão elíptica e retorcida que há, se possíveis, várias interpretações. A ele se refere Petrarca como possuidor de um dir estrano e belo, pois cultivou um vocabulário rebuscado e original. Usou uma singularidade poética, mesclando palavras que provocam surpresa com rimas raras. Dá para perceber, então, que tanto o Imperial quanto o anteriormente o tanto o Imperial quanto o Dante, lógico, muito antes, né, homenageiam aí o louvam, né, na verdade, o Arnaud Daniel, tá? Então tem um parágrafo para terminar, mas eu acho que não é necessário, porque já deu para vocês verem qual é a minha ansiedade em ver essas correspondências entre os dois poetas. Tá? Eu agradeço bastante a presença de vocês, a organização da Luciana, minha querida. Obrigado, Yuri. Tá? E quem sabe a gente se encontra daqui 2 anos aí em João Pessoa. Ok? Ok. Geraldo, ótima apresentação, fiquei muito interessado. É sempre importante esse tipo de estudo, de verificação ou de aprofundação de possíveis proximidades intertextuais. Então achei pertinente, brilhante e estarei também futuramente para ouvir desdobramentos da sua pesquisa. Nossa, e agora quero apresentar a terceira integrante da mesa redonda sobre Dante 700 anos da morte, que é a professora Stefania Porcelli, que é da Universidade da City University of New York e é uma pesquisadora que trabalhou vários assuntos. Ela trabalhou o assunto de Elena Ferrante, mas também de outros escritores como Elsa Morante. Ela estudou também questões que dizem respeito à interculturalidade, à representação da América na década de 60, trabalhou na Naren. Então, hoje ela vai apresentar um trabalho cujo título é Echi Danteschi in Elena Ferrante, I giorni dell'abbandono. Adesso parlo in italiano e buon talk, Stefania. Grazie, vorrei ringraziare gli altri due speaker innanzitutto.
Di questa tavola rotonda e gli organizzatori, in particolare Yuri, per l'invito a presentare i risultati di una mia ricerca che stanno per essere pubblicati, tra l'altro, in un lungo articolo per la rivista Annali di Italianistica, in cui interpreto il secondo romanzo di Elena Ferrante, I giorni dell'abbandono, come una riscrittura laica dell'inferno e in parte del purgatorio danteschi. Ho una presentazione con le citazioni, quindi vediamo se riesco a condividere. Fatemi sapere se funziona tutto. E dunque, I giorni dell'abbandono del 2002 è un romanzo che racconta attraverso la voce della protagonista Olga i mesi della crisi innescata dall'annuncio del marito di volerla lasciare. Questa crisi ha una traiettoria discendente e raggiunge il punto più basso un giorno di agosto in cui Olga rimane prigioniera nel suo appartamento al quinto piano insieme ai suoi due figli. Episodio questo che in sé potrebbe essere una riscrittura parodica della tragedia di Ugolino. Sebbene narri una storia alquanto comune, la storia di un abbandono, il romanzo lo fa con una intensità straordinaria, coinvolgendo il lettore in una spirale di angoscia. E cito: «Volevo raccontare una storia di destrutturazione». Ferrante spiega in una delle interviste contenute nella frantumaglia che chi ci sottrae l'amore devasta la costruzione culturale a cui abbiamo lavorato per tutta la vita, ci priva di quella sorta di Eden che fino a quel momento ci aveva fatto apparire innocenti, amabili, eccetera. Non leggerò tutte le citazioni che ho nelle slide per questioni di tempo. Voglio dire che questo passo è ricco di significato e insiste in particolare sul ruolo dell'amore nella sfera pubblica e privata, un ruolo che assomiglia a quello descritto da Virgilio in Purgatorio 17. Dall'amore dipendono tutte le nostre azioni, ma esso può essere difettivo, troppo intenso o mal riposto. I primi tre romanzi di Ferrante sono chiamati Cronache del mal d'amore e rappresentano proprio tre tipi di amore difettoso. I giorni dell'abbandono, che è il secondo della trilogia, racconta il momento in cui l'amore viene a mancare perché indirizzato ad altri. Pur leggendo il romanzo come una sorta di riscrittura della commedia, sono consapevole della distanza che separa i giorni dell'abbandono da Dante in termini di tempo, di genere, nella doppia accezione di genre e gender, ed impostazione filosofica. Colpisce ad esempio l'assenza di qualsiasi forza trascendentale nel romanzo di Ferrante. Inoltre, mentre Dante può essere considerato il precursore dell'umanesimo, le opere di Ferrante sono state recentemente collocate all'interno di paradigmi postumanistici e non antropocentrici. Tuttavia, oltre a ricreare la struttura tripartita della commedia, la caduta, la purificazione e la trasformazione finale, il romanzo di Ferrante ne evoca anche l'architettura, secondo me, il paesaggio sonoro e quello emotivo, e lo fa attraverso riproposizioni di immagini spaziali, di alcune scelte lessicali e di atmosfere particolari. Vale la pena notare che Dante, scrivendo la commedia nel volgare fiorentino, dovette affermare la propria autorità e creare un canone e una lingua letteraria del tutto nuovi, combinando e superando una grande varietà di fonti. Allora mi chiedo, quali autorità e modelli possono trovare Ferrante, la scrittrice, e Olga, il personaggio, ma è anche lei scrittrice, la protagonista del romanzo, nella letteratura esistente per dare un senso all'abbandono e superare la crisi che ne consegue. E mi chiedo fino a che punto Olga può fare affidamento sull'esperienza di chi l'ha preceduta nell'affrontare l'abbandono. Per discutere di questi temi mi sono concentrata su una delle sostanziali alterazioni del modello dantesco operate da Ferrante, l'assenza cioè di una figura virgiliana che possa fare da guida e al tempo stesso da modello letterario a Olga. Olga infatti deve rimproverarsi da sola, consolarsi da sola, affidandosi solo occasionalmente ad altri personaggi. Nei giorni dell'abbandono, come è stato più volte notato, Ferrante drammatizza proprio
la mancanza di una tradizione letteraria in cui la donna abbandonata possa superare la crisi. In Inferno 1, l'apparizione di Virgilio pone fine allo stallo in cui Dante si trova nella selva oscura. Totalmente sopraffatto dalla paura all'inizio del canto, Dante Pellegrino può così rassicurarsi un poco. Il suo cammino è già stato stabilito e non sarà mai solo, neanche quando Virgilio non potrà più accompagnarlo. Ma Virgilio, come sappiamo, è più che un semplice personaggio della commedia. Il Pellegrino non esita a chiamarlo lo mio maestro, il mio autore, affermando che il maestro ha contribuito a farlo diventare poeta. Virgilio non è solo l'autore che ispirò la poesia di Dante, il suo stile, ma letteralmente l'autore di Dante, cioè il creatore di Dante poeta in qualche modo. Teodolinda Barolini, tra gli altri, ha sottolineato come le parole autore e volume nella commedia si riferiscano solo a Virgilio e a Dio. Questo fatto da una parte innalza Virgilio e dall'altro lo rimpicciolisce rispetto a quell'altro autore che è Dio e a quell'altro volume che è il libro di Dio, traduco qui da Barolini, Dante's Poets. Man mano che Dante afferma la sua autorità nella commedia, quella di Virgilio, come sappiamo, diminuisce, eppure Dante può comunque farne uno strumento di salvezza. Anche nell'incipit dei giorni dell'abbandono troviamo un forte senso di disorientamento, seguito dalla ricerca da parte della protagonista di strumenti affidabili per interpretare la crisi esistenziale ed epistemologica provocata dall'annuncio di Mario. La prima reazione di Olga è un'emozione intensa che la trasforma in pietra. La scelta della parola impietrita, a pagina 7 del romanzo, rimanda direttamente a Dante, il quale rischia di essere trasformato in pietra dalla Medusa in Inferno 9 e, cosa più importante, a Ugolino, che racconta come sia stato trasformato in pietra dal dolore, cito, io non piangea, sì dentro impietrai. Da Inferno 33, la prigionia di Ugolino e l'incapacità di provare emozioni sono molto importanti in questo senso. Inoltre, Dante scrisse le sue rime petrose per una donna che non ricambiava l'amore del poeta e, come ci ricorda Simone Weil, il dolore, ma anche la violenza, trasformano le persone in pietre. Pertanto, l'abbandono da parte di Mario può essere visto prima di tutto come un atto di violenza nei confronti di Olga, un gesto che le provoca immenso dolore. Insieme alla sofferenza, la violenza è pervasiva sia nell'inferno che nei giorni dell'abbandono, tanto da diventare uno strumento epistemologico nel fondo dell'abisso. Un'altra ripresa lessicale dalla commedia, questa volta dal Paradiso, è all'inizio del romanzo il verbo squadernare. Victor Zarzar ha notato che il termine contribuisce a creare la metafora centrale del romanzo, per cui Olga stessa è, e cito, un unbound book in search of a thread or a unifying plot. La metafora dantesca della creazione come libro si estende all'intera commedia, amplificando al massimo la qualità metaletteraria del poema. Dante vedrà l'amore divino, ovviamente, che unisce, cito, ciò che per l'universo si squaderna, ma la commedia mostra anche la difficoltà della sua stessa composizione, lo sforzo di creare un poema credibile partendo da quelle che appaiono come pagine sparse di un libro, un mondo o un tempo fuor di sesto, per usare la metafora di Amleto. Questo sforzo accomuna anche Olga, la protagonista, e Ferrante stessa. No? Rispettivamente Olga è la voce narrante e Ferrante l'autrice, ma siccome Olga dice di star scrivendo un libro che racconta la storia del proprio abbandono, siamo per me di fronte a un testo in cui personaggio e autore coincidono, anche se il racconto avviene a distanza, dopo il ritorno dal viaggio, per così dire, alla Dante. Poiché Olga si presenta come scrittrice, non sorprende che cerchi motivazioni per il comportamento di Mario nella letteratura. Stava attraversando, questa è la prima citazione, uno di quei momenti che si raccontano nei libri, no? Quando un personaggio reagisce in modo occasionalmente eccessivo al normale scontento di vivere. Mentre Olga è vista da critici e lettori come una nuova
e moderna Medea o come Didone, è lei stessa a rievocare quei personaggi letterari o della propria infanzia che rappresentano l'abbandono. E cito: non fare come la poverella, non consumarti in lacrime, evita di assomigliare alle donne in frantumi di un libro famoso della tua adolescenza. Fine citazione. Olga questo lo dice a se stessa. Il riferimento è un libro di Simone de Beauvoir, La femme rompue, del 1967, tradotto come una donna spezzata, non come una donna rotta, ma il romanzo narra di Monique, abbandonata dal marito e distrutta dall'esperienza dell'abbandono. Quindi Ferrante apre il suo romanzo con una serie di riferimenti intertestuali che interrogano tutta la tradizione letteraria occidentale, da Medea a Didone, da Dante a Simone de Beauvoir. Come ha dimostrato Stefania Lucamante, de Beauvoir è una delle madri letterarie di Ferrante, ma questo testo, Una donna spezzata, è un testo che Ferrante rilegge come un fallimento perché vuole dimostrare una tesi. Ferrante non è interessata a una dimostrazione filosofica della condizione di oppressione delle donne, ma vuole raccontare, aggiungo io, una storia potente in cui i suoi personaggi affondano direttamente lo sguardo nell'abisso, ma senza rinunciare alla vita. Non stupisce che il secondo modello letterario contestato da Olga sia quello di Anna Karenina. Le domande di Anna, sottolineate nella copia che Olga ha del romanzo di Tolstoi, dove sono, che faccio, perché, che compaiono due volte nel romanzo, si trasformano alla fine del romanzo in interrogazioni più significative. E cito: dove sono? In che modo mi sono inabissata? In che modo sono riemersa? A quale vita mi sono restituita? E a quale scopo? Fine citazione. Usando i due verbi opposti, inabissarsi e riemergere, Olga sottolinea la doppia traiettoria del suo viaggio, discendente e ascendente, chiarendo così di essere tornata alla vita per raccontare una storia diversa. Così, The Crisis of Authorization di Dante, come la definisce Roland Martinez, per cui Dante dice io non Enea, io non Paolo sono, diventa un rifiuto per Olga di modelli negativi, per cui lei potrebbe dire io non Monique, io non Anna sono. Ma mentre Dante si rivela difatti un altro eroe eletto per una grande missione non dissimile da Enea o Paolo, rifiutando del tutto i suoi modelli, Olga rifiuta l'inclusione in una stirpe di donne rotte come bambole. Tra queste donne spezzate non ci sono solo Monique e Anna Karenina, ma anche la poverella, la donna della sua infanzia che ha perso tutto, persino l'odore e il nome, infatti è conosciuta come la poverella, quando il marito l'ha lasciata. Se, come suggerisce Lucamante, Ferrante sfida l'autorità delle sue madri letterarie, io voglio spostare qui l'attenzione sul suo rapporto con il padre, invece, della letteratura italiana e uno dei più grandi creatori di linguaggio. Infatti, pur con implicazioni filosofiche diverse, il rapporto tra linguaggio e realtà è al centro della crisi di Olga, quanto lo è per Dante in fondo all'inferno. Inoltre, credo che l'inizio del romanzo, la sua struttura e le scelte lessicali suggeriscano la commedia come uno degli ipotesti principali di Ferrante. E Olga dice: volevo scrivere, ricordiamoci, Olga è una scrittrice, volevo scrivere di storie piene di spifferi, di raggi filtrati dove balla il pulviscolo, e poi amavo la scrittura di chi ti fa affacciare da ogni rigo per guardare di sotto e sentire la vertigine della profondità, la nerezza dell'inferno. Fine citazione. Ma siccome, ecco, parlando di nerezza dell'inferno, siccome, come dice Dante, non è impresa da pigliare a gabbo di scrivere fondo a tutto l'universo, in Inferno 32, Dante e Ferrante si impegnano entrambi in una esplorazione delle possibilità del linguaggio. Dunque, all'inizio del romanzo, dopo aver confrontato la situazione attuale con un precedente episodio in cui Mario aveva vissuto un vuoto di senso e con il racconto della poverella, Olga cerca di essere razionale.
siccome ha vissuto per suo marito e per i suoi figli e ha anche lasciato il lavoro di scrittrice per svolgere il suo ruolo nella famiglia patriarcale, quando la sua famiglia si disintegra, Olga non ha punti di riferimento. Non c'è un Virgilio che le annunci la salvezza e che le dica «devi prendere un'altra strada». Lei stessa, dunque, deve diventare la sua propria guida e il suo stesso Virgilio. E quindi Olga parla con se stessa ripetutamente. Dovevo reagire, dovevo organizzarmi, non cedere, mi dissi, non precipitare in avanti e così via. Vi lascio per un attimo la slide. Questi e altri passi simili ricordano le parole che Virgilio usa per incoraggiare Dante. Ad esempio, l'anima tua è da viltà di offesa, qui si conviene lasciare ogni sospetto e così via, incoraggiandola a usare la ragione, il coraggio e la forza. Che Ferrante pensi proprio in termini danteschi è secondo me evidente dal fatto che, pur escludendo una figura simile a Virgilio, lei introduce un'allusione fugace ma intenzionale a Capo Miseno, la località dove muore Miseno nel Sesto dell'Eneide e dove la poverella dell'infanzia di Olga si uccide. Ferrante stessa lo ammette che quello è un rimando virgiliano in una delle sue interviste. Sebbene il suicidio sia una strada che Olga non vuole scegliere, la donna si rivela presto una guida inaffidabile per se stessa, no? Mentre cerca di reprimere le sue emozioni e rifiuta di affrontare la frammentazione del suo mondo. Nei post-it messi in giro per casa per ricordarsi dei suoi doveri di madre, nei tentativi di essere razionale, la proteggono dal rischio di precipitare. La sua discesa in effetti accelera quando Olga cede al linguaggio violento e osceno, e allo stesso modo il linguaggio di Dante diventa più aspro, come sappiamo, quando si avvicina al cerchio inferiore dell'inferno. Nel raccontare la sua crisi, Olga trasforma il suo ambiente, la casa in cui vive con i figli, in uno spazio verticale in cui rischia costantemente di cadere, proprio come Dante Pellegrino, che rischia di cadere fisicamente e anche moralmente. Come Dante è colpevole di alcuni peccati che condanna nell'inferno, Olga a sua volta condivide i peccati che attribuisce ai suoi fantasmi, Monique, Anna e la poverella, nonostante il suo desiderio di controllare le sue reazioni e il giudizio inclemente contro queste donne che lei all'inizio del libro definisce stupide. La traiettoria discendente continua fino a un giorno di agosto in cui Olga dice, cito, «feci fatica a ritrovarmi», e questo verbo ricorda il «mi ritrovai in una selva oscura», naturalmente. Mentre suo figlio si ammala e il cane di famiglia Otto entra in agonia, forse avvelenato, qualcosa avviene, proprio nel punto più basso della parabola, qualcosa che segna la svolta per Olga e l'inizio della sua guarigione, dopo che si è simbolicamente lavata dal viso un trucco eccessivo, iniziando così la parte purgatoriale del suo viaggio. Prima di tutto, quando vede l'immagine della poverella riflessa nel suo specchio tripartito, quindi riconosce la poverella come parte di se stessa, Olga ammette che una donna in frantumi vive nel proprio corpo. In secondo luogo, Olga stabilisce un legame doloroso ma fruttuoso con sua figlia, superando una fase fortemente conflittuale del rapporto. Il significato dello specchio nella presa di coscienza del soggetto, come dice Lacan, non può essere sottovalutato. È nel ghiaccio di Antenora che Dante trova il suo specchio, il famoso «perché cotanto in noi ti specchi». Se l'immagine dello specchio di Dante può significare la sua imminente imitazione della violenza dei traditori... 5 minuti. Grazie. Nel libro di Ferrante... la scena dello specchio rivela l'identità di Olga come puzzle di immagini imposte dal marito su di lei o costruito da una società patriarcale. Dall'accettazione della sua identità complessa e non monolitica, Olga trae la forza di rimettere insieme il suo mondo.
Usando la terminologia di Ferrante, si potrebbe dire che prima di questo giorno Olga è stata vigile in modo maschile. Sorveglianza è infatti una delle parole chiave di Ferrante ed è legata a una questione di gender. Esiste una vigilanza maschile repressiva e una sorveglianza fatta del desiderio di essere vigili e consapevoli, che Elizabeth Alsop ha definito espressiva piuttosto che repressiva. Ferrante mira a recuperare il significato profondo di questo stato in tutto il suo corpus e presenta Olga come uno dei personaggi che passano dalla repressione alla vigilanza. Insieme, scrive Ferrante, e cito, la madre e la figlia affermeranno il diritto alla vita fuori dal modello delle donne spezzate. Nel tentativo di riemergere, Olga deve letteralmente rimettere insieme i pezzi di una realtà frantumata e ben presto emerge la differenza fondamentale con la commedia. Se in Dante la finzione è che la sua storia è reale e parte di un progetto divino, in Ferrante l'esistenza di un disegno è accettata come finzione, come vediamo in questa citazione. Allora la cura per Olga sarà la creazione di una storia, anche fittizia, che tenga insieme i frammenti. E Olga può riuscire a fare questo quando, da impietrita, ricomincia a provare emozioni. E questo avviene, questa è l'ultima parte della mia presentazione, con la morte del cane di famiglia Otto. Lasciando la sua famiglia, Mario ha lasciato anche Otto, quindi il cane stesso soffre di abbandono. Ma a differenza di Olga e dei suoi figli, il cane non sopravvive. Quando Otto muore, la congiuntura spazio-temporale che si era slegata, era andata fuori di sesto, torna al suo ordine. La porta dell'ingresso, che fino a quel momento era stata impossibile da aprire e che aveva tenuto prigionieri Olga e i suoi figli, ora si apre facilmente. È il sacrificio del cane, quindi, che permette il ritorno a una sorta di normalità. La scena di Otto è molto, quindi molto importante, ma voglio qui sottolineare solo che ancora una volta Olga usa una parola dantesca, latrare invece del più comune abbaiare o guaire. Latrare nel romanzo ricorre ben 16 volte e per me questo latrare è un richiamo diretto all'inferno, come a ricordare che tutti viviamo, e cito, al bordo di uno squarcio. In secondo luogo, il richiamo intensifica ancora di più l'allusione al dilemma dantesco del rapporto tra segno e significato. Non posso qui andare a fondo della questione, ma Dante usa latrare in inferno in vari modi per descrivere dolore o, nel caso di Bocca degli Abati, per definire dei suoni inarticolati. L'immagine del cane in Dante, come ha suggerito Allen Schoff, rivela che Dante era a conoscenza del dibattito contemporaneo su segno e significato e il latrato era cruciale in quel dibattito perché il cane occupava una condizione intermedia, non umana ma nemmeno puramente subumana, perché i cani emettono dei suoni significanti e poiché Bocca, il cui nome è già un riferimento al linguaggio, latra, questo indica che il dannato è una creatura semiotica di un livello inferiore. Ma anche in una delle rime petrose, così nel mio parlare voglio essere aspro, è Dante stesso che latra come un cane. E latrare fornisce un legame quindi specifico tra il dolore dell'amore non corrisposto e il desiderio di vendetta, che è esattamente lo stesso stato emotivo di Olga prima della guarigione. Quindi a me sembra che Olga somigli sia al Dante poeta che deve inventare un nuovo canone letterario se vuole sopravvivere, sia al Dante personaggio delle rime petrose che soffre per amore non corrisposto. Inoltre, questa stessa rima petrosa anticipa un'immagine violenta della tirata dei capelli che poi Dante riprende in Inferno 32, e qui sono i due passi. Qui l'amore del poeta, nel passo dal così nel mio parlare, è di pari intensità solo al suo odio, che porta a un erotismo violento
ma solo immaginario, mentre la violenza è vera nell'inferno. Anche Olga ha la fantasia di strappare i capelli all'amante di Mario in una delle scene più violente e volgari del libro, ed è questa, che non leggo, ma casomai soltanto l'inizio e la fine. Dammi quegli orecchini, volevo strapparglieli con tutto l'orecchio. Mi volevo tirar dietro la sua bella faccia, con gli occhi, il naso, le labbra, il cuoio capelluto, la chioma bionda. Quindi ecco, strappare i capelli in Ferrante è un tipo di violenza femminile. E voglio solo farvi notare l'ultima parte di questa citazione: la faccia e la pelle sulla carne cosa sono? Una copertura, un travestimento, un fard per l'orrore insopportabile della nostra natura viva. Per concludere, nei giorni dell'abbandono il fondo dell'inferno è freddo come il ghiaccio e fornisce uno specchio al personaggio, offrendo lo stesso immaginario che prevale negli ultimi canti dell'inferno, in particolare il canto 32, che a sua volta è molto vicino alla rima petrosa, così nel mio parlar. Tuttavia, per Ferrante, l'inferno non è uno spazio separato, ultraterreno, ma è intrinsecamente legato alla vita. L'orrore insopportabile della nostra natura viva è infatti appena celato dalla corporeità decadente delle persone, ed è Otto, il cane, con i suoi echi infernali, a ricordare a Olga questo orrore. E ho finito, grazie. Oh, molto bene, molto bene, Stefania, grazie. È veramente molto bella questa... questo contributo, come tutti quelli che sono stati proposti oggi. Torno a parlare in portoghese e sto molto felice pela qualidade das três contribuições apresentadas hoje. E começamos com uns minutinhos de atraso, então acho que podemos terminar com 5 minutinhos a mais, se não tiver problema. Temos perguntas, certo? Abbiamo alcune domande. E quindi approfitto da presenza dos autores das falas de hoje para comunicar as perguntas, e eu também tenho umas perguntas. Eu gostaria de começar com, vamos por ordem, o David. Tenho a seguinte pergunta. Io ho questa domanda per David, che è su Albertino Mussato. Perché c'è questa? Perché Mussato, secondo te, David, non ha il riconoscimento che merita nella storiografia letteraria, come tu hai dimostrato invece per l'importanza e il rilievo? Puoi rispondere in italiano o in inglese, come preferisci. Il microfono, forse... Scusate, penso che... è una lunga giornata. Penso che ci siano due ragioni. Prima di tutto, è stata una sua scelta, no? di legare la sua fama a un luogo geografico circoscritto, cioè molto, molto piccolo comunque, che poi è stato entro alcuni decenni preso dai Carrara e poi da Venezia, poi cioè, la città di Padova non è mai arrivata poi a quei livelli. Poi è anche una questione di fortuna dei testi, no? Quindi cioè, era già forse un autore che non parlava al futuro, no, che non ha cercato di parlare, parlava al presente, quindi non era troppo attuale, no? come scrittore, mentre scrittori come Dante e Petrarca, mettiamo, cioè Petrarca
del canzoniere, no? Parlava al futuro, no? Cioè erano, e anche Dante, no? Nella commedia parlava alla gente del futuro, e penso che sia per questo che loro erano in quei testi anche abbastanza inattuali per parlare con chi veniva dopo. Pensavano alla storia in maniera diversa, all'impatto che potrebbe avere, avrebbe potuto avere la letteratura. Perfetto, David, anche grazie al tuo libro, la cui lettura consiglio, ci sarà possibile approfondire non solo la figura di Albertino Mussato, ma anche di altri autori che tu tratti. Adesso io farei una domanda al professor Geraudo e poi Stefania. E no, al professor Geraudo è una mia pergunta, a Stefania è una pergunta dos ouvintes, e depois, finalizando, vou fazer umas perguntas que chegaram do público para todos os três convidados, certo? Então, a pergunta que eu queria fazer para o Geraudo é a seguinte: você, Geraudo, falou, apresentou as relações que existem entre um escritor português e Dante. Tem outros autores na época da Idade Média, em Portugal, que você poderia considerar influenciados por Dante? Microfone. Estou falando sozinho. Você falou aí que o Michel Francisco seria espanhol, né? Aliás, seria português, mas ele é espanhol, né? Ele foi o primeiro que fez poemas sobre as visões. Mas na mesma época, no Cancioneiro de Baena, não só ele aparecia com os poemas deles, com visões grotescas, mas outros também castelhanos. Em Portugal, tá? Além quem fazia, realmente se baseava no Dante, conversava com a intertextualidade em Dante, eram os poetas do Cancioneiro Geral. O que eles inventaram? Ao invés do inferno, aquele religioso, né, que aparece no Dante, o inferno dos poetas palacianos era o inferno dos amores. Tá? O que que ele sofria, o poeta sofria, que a amada dele não correspondia, e ele iria, né, caía de repente num lugar tenebroso como aquele do inferno. Por isso que se chama inferno. Então ele não consolava porque não achava o amor dele. Essa questão do amor está diretamente ligada àquela passagem da, só me recorda, Yuri, é Francesca da Rimini, é isso? É? Ok. E o amor dela, que era o Paulo, não me lembro o sobrenome. Né? Então, a partir dessa história, né, que comoveu muito a Itália, também foi comovente lá para os portugueses. E eles inventaram, né, muitos poetas palacianos inventaram esse inferno dos amores. Ótima resposta, ótima pergunta. Eu vou falando nos idiomas. Ótima resposta. E agora temos umas perguntas para a Stefania e depois para o David e para o Geraldo, concluindo. Para a Stefania, temos, na verdade, três perguntas. Uma de Sofia Fidelis, de Lisboa, imagino que esteja escrevendo de Lisboa. Luciana Calado, que é uma das organizadoras desse evento, e da Itália, dall'Italia, Filippo Fabbricatore. Vou passar
voler. Sofia Fidelis pergunta, chiede, posso dire che Olga e Dante hanno sofferto di un'epifania in relazione ai loro scritti o alla loro traiettoria, un'epifania? Questa è la prima domanda. La seconda di Luciana, forse è meglio rispondere in blocco alle tre domande. Possiamo pensare a Dante come un poeta atemporale poeta dell'utopia per l'ispirazione da Cristina di Pisana a Elena Ferrante? Sarebbe Dante un Virgilio per una nuova vita nuova in tempi oscuri e sombrio e oscuro? E poi abbiamo Filippo Fabbricatore che chiede complimenti, dice, per i tre interventi, sono felice che sia piaciuto. Avrei una domanda per la dottoressa Porcelli. Vorrei sapere come mai, secondo lei, manca un parallelo con il paradiso dantesco. Perché la rigenerazione che Olga raggiunge è di natura diversa rispetto a quella di Dante personaggio? Sono curioso di sapere se ci sono riferimenti danteschi anche in altre opere di Ferrante. Io pregherei, Stefania, di provare a essere sintetica. Mi serve mezz'ora. Ok, ci provo. E poi ringrazio per le domande, poi passiamo a quella per David e Geraldo. Ok. Per quanto riguarda la prima, il concetto di epifania, sicuramente Ferrante, che viene ha vissuto modernismo e postmodernismo, ma forse si lega più al modernismo per certi aspetti, possiamo parlare di epifania. Per Dante mi dovevano rispondere dantisti puri, perché è una categoria moderna, ma sicuramente c'è questo momento del rispecchiamento in Ferrante, è un momento epifanico. Non so se Dante è conscio, Dante personaggio, nel momento dello specchio, dell'episodio dello specchio, momento di Antenora, secondo me c'è una distinzione tra Dante autore consapevole e Dante personaggio ancora inconsapevole fino a che raggiunge il paradiso, perché è proprio la cognizione di Dante, secondo me, è più graduale, non è proprio epifanica. Ma può raggiungere l'epifania solo vedendo Dio, Dante. Invece Ferrante, nel momento in cui riconosce, si riconosce nello specchio e riconosce che dentro di lei vivono anche le esperienze di altre donne che hanno subito la repressione di gender, in quel momento sì, parliamo di un'epifania vera e propria. Che Ferrante, nonostante lei abbia a disposizione tutta una genealogia, diciamo, di scritture femminili che si rifaccia a Dante come modello, secondo me dimostra perfettamente la seconda domanda e dimostra come la risposta debba essere assolutamente positiva. Dante è un poeta di tutti, per tutti, e non a caso, forse questa può essere un'aggiunta, Elena Ferrante ha scritto per questo anno, 700° anniversario della morte di Dante, un pezzo critico, un saggio, su Beatrice. Quindi è sicuramente nella coscienza di Ferrante tutta la costruzione dantesca, anche per quanto riguarda la rappresentazione delle donne. Non posso andare troppo oltre. E l'ultima domanda era, ok, non ci può essere paradiso per Ferrante, ci può essere una pace, una condizione un po' più vivibile, ma non ci può essere l'estasi dantesca, perché non c'è un apparato religioso dietro questo romanzo, o che sottintenda questo romanzo. E quindi tutto ciò che si può fare è accettare che viviamo proprio ai bordi di un precipizio, che il rischio di cadere è costante,
ma con la consapevolezza che dietro, dice Olga, non c'è niente. Nell'abisso non c'è Lucifero, non c'è niente. Okay? Quindi manca totalmente una teologia nei romanzi di Ferrante. Quindi il paradiso può essere soltanto, diciamo, una breve calma che non si sa quanto durerà. Si spera, no, che Olga comincia una nuova relazione sapendo dei rischi che corre con una nuova relazione, sapendo anche che alcune cose saranno finte. Ok? Questo è proprio nel romanzo, no? Si dice fingemmo, io finsi di credere a questo nuovo uomo, finsi di credere, quindi la finzione, non c'è fede, non c'è trascendenza, per questo non c'è paradiso, almeno in senso, nel senso dantesco. Ho risposto? Sì, 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 in maniera molto convincente, e aspettiamo l'uscita di questo tuo contributo per approfondire anche lungo, sì, dubbi o curiosità, o per vedere come hai trattato alcuni temi che hai accennato nella tua conferenza. Adesso, Luciana ricordava un dossier che la rivista Signum, che se non sbaglio è entrata in fascia A dell'ANVUR per l'Italia, quindi segnalo questa. Luciana è direttrice di questa rivista della ABREM, che adesso credo abbia cambiato nome, se non sbaglio, chiedo a Geraldo, che sarebbe l'Associazione Brasiliana di Studi Medievali. Quindi questo dossier nel 2020 ha preparato un po' l'anno dantesco, c'erano contributi di diversi studiosi dal Brasile, anche del professor Geraldo, tra l'altro. E adesso farei a David e poi a Geraldo, e poi dobbiamo... abbiamo già passato di oltre 10 minuti, anche di più, i nostri propositi, ma per fortuna, perché è una bellissima discussione, io approfitterei della domanda fatta da Jean Pablo Ricardo, che si chiede, David, sempre si fa la Divina Commedia, tem elementos medievais, si dice che la Divina Commedia ha elementi rinascimentali e medievali. Quali sarebbero questi elementi? Ovviamente si tratta di una discussione immensa, cos'è il Rinascimento, cos'è il Medioevo, eccetera. Però insomma, se si può rispondere così in maniera sintetica, è molto interessante ascoltare il parere di David e poi di Geraldo. Okay. Se vuole iniziare Geraldo, non lo so, vado per prima io, è lo stesso. Vabbè, posso dire degli elementi medievali, cioè, è ovvio che la visione, cioè la visio divina, cioè, è un genere letterario del tutto, per me, almeno medievale. Infatti Mussato ne ha scritto uno veramente brutto, in latino. Cioè, però il modo in cui lo fa, no? Il modo in cui lo fa lo rende, diciamo, moderno. È una cosa, ed è infatti la prospettiva individuale a cui dà la sua visione, quello che lo rende forse, non lo so se possiamo dire rinascimentale, perché lo rende in qualche modo moderno, cioè diverso dalle sue radici medievali. Dico questo e basta. Grazie. Grazie per la risposta. Effettivamente la questione della visio è molto importante, caratterizza Dante. Passerei a Geraldo e poi mi congederei da voi e dagli spettatori. Prego, Geraldo. La pergunta è la stessa, né? Io acho che è molto facile, assim come o David disse. É muito fácil a gente ver os elementos medievais e renascentistas, né? Primeiramente pela forma, não primeiramente, mas toda a história, né, religiosa que perpassa a Divina Comédia
me parece que é muito medieval, né? É, não tem tanto de renascentismo, mas sim de medieval, né? Por renascentista, eu acredito que a forma, por exemplo, a métrica, né? A forma do poema todo, muito renascentista. Sem contar que o poema leva em conta e privilegia o humano, né? O que é uma característica do Renascimento. Então, é muito renascentista. Apesar de que a Igreja, né, nos seus dogmas, né, nas suas especificidades, é que norteia todo a Divina Comédia. Veja que nós temos até um amor cortês que aparece na Divina Comédia, que é o amor de Dante por Beatriz, que se torna, né, além, né, depois do ao de lá, né, depois da morte, se torna um amor platônico, puramente platônico. E ele não a vê como o amor sensual que tinha antes, mas sim como um anjo que estava lá no céu. Obrigado, Geraldo. Muito bem. Agradeço todos os três convidados. Foi um presente muito grande que David, Geraldo, Stefania fizeram ao evento. Agradeço para ter me escolhido como mediador, a organização. E em breve espero poder encontrar todos vocês presencialmente no Brasil para um evento em presença, né, que fica bem melhor. Um beijo. Grazie a tutti. Tchau. Grazie a tutti per le domande. Ciao a tutti. Um abraço, Alexson. Muito bom, muito competente. Parabéns. E o inglês, muito bom.